Buongiorno e benvenuti ad una nuova live di Policy and Procurement in Healthcare. Oggi parliamo di BPCO, una patologia importante che rappresenta la terza causa di morte a livello mondiale dopo le patologie cardiovascolari e che presenta anche un elevato impatto economico e sociale e pertanto è ritenuta una vera e propria problematica rilevante per la sanità pubblica. E infatti, nonostante i progressi in campo clinico, spesso la BPCO risulta scarsamente controllata e vede una rapida evoluzione verso forme gravi. Permangono, come sappiamo, alcuni problemi importanti nella gestione di questa patologia e dei pazienti che ne sono affetti, come ad esempio la sottostima della diagnosi e l'uso non sempre appropriato delle terapie e la gestione integrata tra specialisti e medici di medicina generale. Tanto è vero che anche l'AIFA è intervenuta in questi anni, ad esempio con la nota 99, che ha ampliato proprio la prescrizione di alcune terapie inalatorie contro la BPCO anche ai medici di famiglia, proprio nell'ottica di migliorare la presa in carico complessiva del paziente. Ci chiediamo quindi oggi qual è il reale peso di questa patologia e quali sono le necessità di medici e di pazienti per gestirla al meglio. Per rispondere, abbiamo invitato oggi due illustri esperti che ringrazio per la loro presenza e che vado subito a presentarvi. Oggi abbiamo con noi il professor Pier Achille Santus, ordinario in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli Studi di Milano e direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'Ospedale Sacco di Milano. Benvenuto, grazie. Grazie a lei, buona serata a tutti. E il professor Adriano Vaghi, past president dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri AIPO-ITS, ora referente delle sezioni regionali e già direttore dell'unità operativa di pneumologia presso la SST Rodense di Garbagnate Milanese. Sì. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Ricordo già da ora a chi ci segue da remoto che è possibile inviare le domande per i nostri ospiti tramite il pulsante presente nella schermata del collegamento in basso. E gli ultimi 15 minuti della live saranno dedicati proprio alle risposte in diretta, da parte dei nostri esperti. Intanto, per rompere in ghiaccio, come nostro solito, partiamo dai sondaggi che abbiamo proposto ai nostri lettori e iscritti attraverso le nostre pagine social nei giorni scorsi e chiederemo quindi ai nostri due ospiti un loro breve commento in merito. Passo subito a presentarvi i sondaggi. Nel nostro primo sondaggio abbiamo chiesto, come vedete, qual è la criticità maggiore per la gestione del paziente. La maggioranza di chi ha risposto ha messo in evidenza in questo caso il tema dell'aderenza al trattamento, con ben il 44% delle risposte, seguito dalla difficoltà di accesso a esami e visite, segnalato nel 39% delle risposte, e quindi seguono la riduzione del rischio di riacutizzazione e l'accesso a terapie, appropriate. Il secondo sondaggio invece chiedeva come migliorare la reale integrazione tra medico di medicina generale e lo specialista. In questo caso la priorità delle risposte è andata decisamente verso la necessità di una condivisione del fascicolo sanitario elettronico con ben il 50% di chi ha risposto, seguita a pari merito da una parte dall'attuazione della nota AIFA 99 e dalla necessità di una formazione e di un maggiore aggiornamento, a seguire la richiesta di servizi di teleconsulto ad hoc. A questo punto passo la parola ai nostri ospiti per un breve commento di questi risultati. Rispecchiano anche la vostra esperienza oppure avreste optato per scelte diverse? Professor Santus, partiamo da lei. Grazie. Io credo che una delle risposte, dei risultati più evidenti sia quello nella prima domanda relativa al fatto di una difficoltà
all'accesso nei sistemi sia di diagnosi che di visita dei pazienti BPCO. E questo è strettamente legato alla seconda domanda, e cioè alla nota 99, e se vogliamo anche al fascicolo sanitario elettronico. Perché? Perché comunque la nota 99 ha portato a delle grosse difficoltà di gestione diagnostica in questi pazienti, essendo necessaria la spirometria, che non vuol dire che non va bene, assolutamente, così almeno facciamo la diagnosi, ma purtroppo non è, c'è il sistema che è stato in grado di reagire e di dare le risposte adeguate. Quindi si è creato un collo di bottiglia. E quindi l'accessibilità, io avrei risposto come prima domanda a quella della difficoltà di accessibilità al sistema. Basti pensare che nella mia realtà, nel reparto dove sono io, nel mio reparto, noi abbiamo drasticamente implementato la diagnostica funzionale, tenendo conto che da gennaio ad agosto di quest'anno rispetto al 19, noi abbiamo implementato di circa 2.000, totale di 5.100 esami eseguiti in questi 8 mesi, tenendo conto che c'è anche l'estate. E nonostante ciò, mentre prima l'accesso e la tempistica di diagnosi per una spirometria, cioè di accesso per eseguire una spirometria, era di 3-4 giorni, da noi adesso è di 2 mesi. Per cui abbiamo aumentato l'offerta, ma si è prolungato comunque il tempo d'attesa. Quindi secondo me questo è importante. Va di pari passo, e così concludo, anche la seconda domanda che io direi è strettamente linkata. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sicuramente il blocco nell'accesso, o il collo di bottiglia per meglio dire, all'accesso diagnostico è stato legato alla nota 99. E ribadisco, non è sbagliata, però va studiato un sistema diverso. E allo stesso tempo, con questa necessità, l'accessibilità al fascicolo sanitario elettronico darebbe una maggiore e più rapida possibilità di riscontro anche dei colleghi della medicina generale. È vero che in alcune strutture, come pure la nostra, l'esame, il referto viene dato in tempo reale, quindi appena finito l'esame viene dato il referto. Però ci possono essere delle realtà che invece danno un tempo d'attesa. Se tu linki direttamente al fascicolo sanitario elettronico, acceleri e faciliti tutto il sistema. Certo, benissimo, la ringrazio. Professor Vaghi, vengo da lei per quanto riguarda i sondaggi. Per quanto riguarda, diciamo, le priorità, effettivamente sulla prima domanda abbiamo un 40% per quanto riguarda l'aderenza e un 40% per quanto riguarda l'accessibilità. Effettivamente questi sono due problemi topici per quanto riguarda la BPCO. La seconda, quello che è l'accessibilità alla possibilità di fare spirometria, è diventato particolarmente cogente con la nota 99, ma comunque era un problema che già, se volete, i cosiddetti decisori dovevano avere presente, nel senso che io ho fatto per anni e anni il capo dipartimento e quindi gestendo tutta la parte, se si vuole, medica, vedevo bene come i servizi di diabetologia, i servizi per l'ipertensione, i servizi di questo tipo erano già estremamente sviluppati, mentre c'era, non nella mia realtà, per carità, ma probabilmente generalmente, di questo me ne sono reso conto anche come responsabile e presidente AIPO, effettivamente c'è una situazione a macchia di leopardo nello sviluppo di quello che sono i servizi pneumologici, tra virgolette, e diagnostici di primo livello. Effettivamente c'è sempre stata poca attenzione, ma considerando che organizzare un servizio diagnostico di primo livello, pensiamo ai costi che può avere, qui si parla soprattutto per la nota 99, per gli esami di secondo livello, quindi una spirometria globale, un test di LCO. Se lo guardiamo dal punto di vista del rapporto costo-beneficio, un pletismografo, che è l'apparecchiatura di punta, costa un quinto rispetto a un ecografo di ultima generazione,
e non ha limiti tecnologici o limiti di praticamente tempo di utilizzo, e viene utilizzato da un personale che è tecnico, specializzato, ma ad esempio non medico. Quindi devo dire, sono d'accordo con Pier Achille, che c'è stato effettivamente un ritardo dal punto di vista dei decisori, che hanno cercato di colmare con il discorso della nota 99. Ovviamente le buone intenzioni ci sono, adesso bisogna riempire lo iatus tra le buone intenzioni e la pratica, ma la soluzione è semplice, perché le attrezzature ci sono, attrezzature comunque di un costo, di un rapporto costo-beneficio più che adatto, il personale può essere addestrato, quindi è un problema, è vero, ma è un problema che può essere ampiamente risolto. L'aderenza, chi ha risposto è un tecnico, è comunque un medico, sa, o comunque del personale sanitario, sa che comunque anche quando viene fatta diagnosi l'aderenza nelle cosiddette broncopneumopatie croniche ostruttive, asma e BPCO è intorno al 30%. Effettivamente, perché in queste patologie c'è poca coscienza di malattia. Effettivamente l'asma viene ritenuta una malattia lieve, eccezionale, la BPCO, ma in fondo perché fumo, e quindi c'è poca coscienza, che invece sono malattie gravi, esiste l'asma fatale, e la BPCO, se non diagnosticata in modo precoce e se la lasciamo evolvere verso gli stati finali, porta insufficienza respiratoria. Quindi c'è poca coscienza di patologia, e fare una sottodiagnosi strumentale probabilmente ha collaborato alla sottostima della patologia, perché se io non sono iperteso, ho il colesterolo alto e lo misuro, so che ho una malattia e devo curarla. Se la mia diagnosi è solo clinica, sarò più propenso a sottostimarla. Quindi questo è, secondo me, anche un pregio o una sottolineatura della nota 99, pur con tutti i problemi che comporta, che sicuramente è importante, perché porta ad una maggior coscienza di patologia. Benissimo, benissimo, la ringrazio. Abbiamo già introdotto parecchi concetti molto interessanti. A questo punto entriamo, quindi approfondiamo un po' anche la situazione della BPCO nel nostro paese, e ripartiamo dal professor Santus. Quindi torno da lei per chiedere proprio qual è lo stato dell'arte della BPCO nel nostro paese, quali sono i numeri della patologia in termini di diagnosi, di pazienti e di impatto sul Servizio Sanitario Nazionale, anche dal punto di vista dei costi. Allora, non è una malattia rara, evidentemente, è una malattia strettamente legata al fumo, e la prevalenza della BPCO si assesta intorno al 7-8% nella popolazione generale, quindi i conti sono presto fatti, insomma. C'è un elevato numero di pazienti che teoricamente dovrebbe essere identificato con questa malattia, probabilmente è sottodiagnosticata, l'abbiamo detto. Quindi detto ciò, questo porta al fatto che la maggior parte di questi pazienti sono dei pazienti in fase avanzata di età, quindi in genere dai 45 si dice compare la malattia, però è evidente che la prevalenza aumenta al di sopra dei 65 anni. Molto spesso pazienti con comorbidità, quindi anche con altre malattie, e questo si ripercuote su quella che è la gestione sanitaria globale, perché questi pazienti richiedono un elevato impegno del sistema sociosanitario nazionale in termini di visite programmate, non solo per la BPCO ma anche per le comorbidità, perché poi si influenzano vicendevolmente in modo negativo. E allo stesso tempo questi pazienti, soprattutto nelle fasi più avanzate di malattia, noi sappiamo che vanno incontro a degli episodi di riacutizzazione, cioè degli episodi acuti che molto spesso si estrinsecano anche con quadri di insufficienza respiratoria che richiedono l'accesso in pronto soccorso e o il ricovero ospedaliero. Quindi questo vuol dire un elevato impatto sul sistema sociosanitario, sia in termini di prestazioni sanitarie, sia di numeri, o meglio di accessi in pronto soccorso e di giornate di ricovero.
D'altro canto, vi è l'ultima questione che pesa in modo rilevante sull'aspetto socio-sanitario e di popolazione in generale, che è quello della mortalità, perché questa malattia è oltretutto caratterizzata anche da un'elevata mortalità. E questo per le caratteristiche fisiopatologiche, per molto spesso la presenza di insufficienza respiratoria, le comorbidità che creano un quadro clinico complesso. Quindi in generale potrei concludere, per essere breve, che si tratta di una patologia complessa con un alto impegno sociosanitario e degli altri costi sociosanitari in termini economici, ma anche di vite umane, perché comunque sia la mortalità, è vero che poi alla fine costa poco per il Servizio Sanitario Nazionale, ma è chiaro che ci sono vite che vengono perse. Certo, benissimo. Quindi abbiamo compreso un po' meglio proprio l'impatto e l'importanza di questa patologia. Professor Vaghi, ritorno da lei e abbiamo poi già accennato alle novità introdotte dalla nota AIFA 99 e un po' già prima ci ha risposto, ma vorrei approfondire con lei proprio questo aspetto. In che modo la nota AIFA 99 può rappresentare uno spunto positivo al di là delle criticità, delle problematiche di cui parlava anche prima, quindi uno spunto positivo per la gestione integrata con il medico di famiglia e per aumentare le possibilità di trattamento adeguato per i pazienti? Beh, diciamo che ho posto due problemi, quindi quello del trattamento adeguato, a cui mi riaggancio a quello che ha già detto Pier Achille Santus, e quello della gestione integrata. Per quanto riguarda il cosiddetto trattamento adeguato, come abbiamo detto prima, un trattamento può essere adeguato solo a monte di una diagnosi corretta. Praticamente è esperienza comune, diciamo, dei medici di base, che spesso hanno dei pazienti con una storia di fumo, con bronchiti recidivanti. Quello che giunge a noi dallo specialista è il paziente che lamenta di avere delle bronchite recidivanti, a volte con difficoltà respiratorie. Ecco, la possibilità di fare una spirometria a questi pazienti consentirebbe la cosiddetta emersione della patologia. Cioè, bronchite recidivanti in un fumatore non vanno intese come episodi acuti, ma tutti questi episodi acuti, mettendoli assieme, definiscono una patologia cronica. E qui è molto semplice, è sufficiente fare una spirometria. Quindi o come spirometria di primo livello, office spirometri, negli studi direttamente dei medici di base, oppure come spirometria effettuata in ambiente ospedaliero. In questo senso ci sono dei dati interessanti. Un recentissimo studio di corte, si chiama Costanza, in Francia, praticamente facendo una spirometria a tappeto in tutta questa corte di soggetti, ha dimostrato che solo il 40% dei pazienti che hanno una flussolimitazione, cioè questo famoso rapporto F1-FFC inferiore agli LLN e ai limiti di normalità o inferiore a 0,7, sono diagnosticati come BPCO, quindi solo il 40%. Ma il problema è anche inverso, c'è anche un problema di, lei ha parlato di appropriatezza prima, di sovrastima. Praticamente tutti gli studi internazionali dimostrano che praticamente solo il 40-50% dei pazienti che vengono diagnosticati come BPCO a livello clinico, a livello, se volete, del medico di base o con una diagnosi puramente basata sui sintomi, dato che i sintomi tosse, dispnea sono estremamente aspecifici, non sono BPCO. Quindi c'è un problema, da una parte, di sottostima. Il 40% dei flusso limitati hanno una diagnosi, ma anche un 50% dei pazienti trattati non sono BPCO. Quindi effettivamente lo sforzo che ci chiede la nota 99 è uno sforzo di maggior chiarezza e oggi diremmo di appropriatezza. Per quanto riguarda il problema della gestione integrata, questo è un problema enorme, ma che comunque il famoso Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, PNRR, ci ha messo la testa e ci metterà anche le cosiddette risorse.
perché l'integrazione ospedale-territorio è proprio uno dei punti cardine, anzi il punto cardine in sanità, insieme al rinnovamento tecnologico del PNRR. E difatti la proposta è di apertura di quasi 1.500-2.000 case della comunità e ospedali della comunità. Le case della comunità cosa possono essere? Dei punti di incontro tra la medicina specialistica e la medicina di base. Nelle case di comunità, negli ospedali di comunità, si può pensare alla creazione di hub diagnostici, ad esempio ci metto 4 plethysmografi e un personale adeguato e lì effettivamente il percorso diagnostico può diventare effettivamente molto molto agevole. E in più il rapporto che si viene a creare tra lo specialista e il medico di base crea proprio la continuità e crea un trasferimento di cultura dallo specialista al medico di base e nello stesso tempo lo specialista si rende conto delle problematiche connesse alla gestione di questa patologia, che va da forme lievissime a forme complicatissime. Per questo è una patologia estremamente complessa. E il medico di base anche imparerà che non è solo il rapporto F1-FVC o una semplice spirometria che ci fa fare diagnosi di BPCO, perché dentro a questa cosa, a dentro a questa definizione fisiopatologica, ci possono stare tante altre malattie, come l'asma cronica, le bronchiettasie e tante altre situazioni. Quindi, e questo poi è il messaggio della nota 99, anche che devi fare il clinico, non devi fare lo spirometrista, ma la spirometria si inserisce in un discorso clinico e allora dentro il discorso clinico possiamo fare una diagnosi appropriata, che è funzionale, ma è soprattutto l'interpretazione clinica del dato funzionale. Ma la nota 99 ci insegna anche un'altra cosa, se vogliamo. Ci dice, ma guarda che la spirometria non la devi fare una volta, ma magari per rinnovare il piano terapeutico la devi fare più volte. Ma che cosa ci insegna questa? Se noi facciamo questa spirometria una volta ogni 2 anni, noi possiamo identificare i pazienti che hanno un danno funzionale, ma sono dei rapidi declinatori. Cioè, se quest'anno rispetto all'anno scorso hai perso 200 millilitri di respiro, te la rifaccio fra 4 anni per confermare la diagnosi, va bene, è inutile, ma te la faccio come follow-up funzionale e dimostro che ne perdi altri 600. Io so che se tu hai 60 anni, a 70 anni sarai in insufficienza respiratoria. Quindi con un esame semplicissimo come una spirometria. Quindi vediamo quante possibilità. E in più la spirometria ci servirà all'interno di questo per una segmentazione corretta del paziente che deve essere trattato in LABA ICS, quello che riacutizza frequentemente, il LABA LAMA, o rimane allo specialista ovviamente la possibilità di prescrivere con degli esami specifici come la test della diffusione, la spirometria globale, la triplice terapia. E ricordiamo che la triplice terapia in pazienti fragili, in pazienti con polimorbidità che riacutizzano frequentemente, ha dimostrato per la prima volta di essere la terapia inalatoria che può ridurre la mortalità in un certo gruppo di soggetti. Quindi adesso professore, la ringrazio molto per questa disamina molto approfondita. Le devo chiedere solo di chiudere. No, io dicevo solo che finalmente anche gli pneumologi come i cardiologi hanno a disposizione un farmaco che riduce la mortalità. I cardiologi, esatto. Le statine, eccetera, noi abbiamo la triplice terapia in questo senso. Perfetto. Anche aspetti positivi anche di gestione appunto organizzativa. Professor Santus, torno da lei a questo punto. Le volevo chiedere anche un commento sulla nota 99, sempre nella sua esperienza, come sta evolvendo il percorso diagnostico-terapeutico del paziente con BPCO proprio alla luce dell'introduzione di questa nota? Allora direi che il professor Vaghi ha diciamo così presentato in modo dettagliato la situazione, quindi ecco, io credo che la nota, come ho detto anche all'inizio e come ha detto anche Adriano, fondamentalmente sia da vedere con una duplice faccia, sicuramente una faccia positiva che è quella relativa al fatto che obbliga ad avere la necessità della spirometria, quindi del gold standard per la diagnosi. Ok, questo è il primo punto. Secondo punto, che invece l'aspetto
forse un po' più negativo è quello che la nota 99, con i suoi risvolti positivi, ha purtroppo il risvolto negativo relativo al fatto che il sistema non è in grado di sopperire a quanto richiesto dalla nota medesima. E quindi il sistema dovrà essere rivisto, dovrà essere adattato. Perché cosa vuol dire questo? Vuol dire non fare diagnosi ai pazienti, ma soprattutto vuol dire anche ridurre la probabilità o la possibilità di prescrivere una terapia in tempi rapidi e quindi andare ad agire sulla progressione di malattia. Per cui sicuramente importantissima, ma da valutare su come poterla applicare al meglio, e quindi servirebbe proprio una discussione per cercare di implementare dei sistemi. Noi stiamo facendo un progetto in Lombardia con la Società Italiana di Pneumologia e le istituzioni, sia Regione che ATS, relativamente alla possibilità di introdurre un sistema esperto, un sistema di machine learning nella medicina generale, che potrebbe con buona accuratezza e identificare in modo prioritario il rischio di trovarsi di fronte ad una patologia ostruttiva, non alla BPCO, ad una patologia ostruttiva, e quindi poter prescrivere, se viene raggiunto un certo cutoff di probabilità, e questo lo fa tutto il sistema, prescrivere una terapia in modo appropriato ed adeguato. Quindi vuol dire non sovrastimare, ma nemmeno sottostimare. Quindi ci sono dei progetti, ci sono delle situazioni che potrebbero migliorare questa situazione. Perfetto, benissimo, la ringrazio. Quindi, come abbiamo visto fino adesso, appunto, il paziente è colui che deve essere sempre al centro di questi percorsi e processi. E riprendiamo il discorso con il professor Vaghi. Quindi le chiedo, in sintesi, secondo lei, quali sono i bisogni e anche le priorità, in realtà, perché bisogni penso che ce ne siano molti dei pazienti, ma quali sono anche le priorità, questi bisogni per i pazienti dal punto di vista organizzativo e di percorso assistenziale? Diciamo, come ha fatto già praticamente notare lei e come ha fatto notare professore, come ha fatto notare Piera Achille, praticamente atteniamoci semplicemente a qual è il dettame del Piano Nazionale della Cronicità, anche l'ultimo praticamente pubblicato, in cui il paziente è al centro del sistema. Cosa vuol dire mettere il paziente al centro del sistema? Vuol dire che deve avere una piena accessibilità ai servizi, ma anche questo, come ne ha accennato lei, i bisogni come tali sono bisogni infiniti. Quindi una buona sanità, e una buona sanità che sa programmare, è quella che definisce la stratificazione del rischio. Cioè all'interno del paziente BPCO la spirometria è fondamentale, è uno degli elementi che servono per stratificare il rischio. Stratificare il rischio vuol dire valutare la gravità dell'ostruzione, vuol dire valutare la gravità dei sintomi, vuol dire valutare il rischio futuro, che è il rischio di riacutizzazioni e di declino funzionale, quindi passaggio verso l'insufficienza respiratoria, valutare quali sono le comorbidità. Effettuata una stratificazione del rischio, si possono, tramite dei PDTA, che sono PDTA regionali, aziendali, eccetera, eccetera, definire quali sono i percorsi, che saranno percorsi di facilitazione ambulatoriale per il paziente che abbia delle forme lievi, moderate, quindi che abbia possibilità di accesso alle terapie educazionali, accesso alla spiegazione della propria patologia, accesso alle spirometrie e a tutti gli esami, per i pazienti più gravi, ma però ho verificato attraverso questa stratificazione la possibilità di poter effettivamente seguire il paziente anche al proprio domicilio. E qui si apre il grosso problema dell'assistenza domiciliare, che anche questo è un grosso capitolo del PNRR, che prevede una decuplicazione circa dei fondi riguardo questo aspetto, ma la novità del PNRR è che l'aspetto sanitario non verrà disgiunto dall'aspetto sociale, sarà quindi un aspetto socio-sanitario, e attraverso questo nuovo modello organizzativo si andrà a facilitare, a seguire il paziente al proprio domicilio.
Quindi il concetto è stratificazione del rischio, stratificazione della gravità, e a ogni paziente devono essere date le cure appropriate, che possono essere dalle semplicissimi accessi ambulatoriali fino a cure molto complesse effettuate al proprio domicilio. Perfetto, la ringrazio molto. Vedo che stanno già arrivando parecchie domande, ma ricordo anche a chi ci segue da remoto che è possibile ancora per qualche minuto inviarle, poi le vedremo direttamente con i nostri ospiti in diretta. Intanto torno dal professor Santus e abbiamo già parlato della necessità di un'efficace integrazione tra medico di medicina generale e specialista nella gestione della presa in carico del paziente. Secondo lei, a che punto siamo? Questa integrazione si sta realizzando e quali passi sono ancora necessari? Secondo me siamo ad un punto di inizio, non alla fine. Ribadisco, servono ancora probabilmente, o meglio servono degli step di integrazione migliori, di condivisione migliori, a partire dal fascicolo sanitario elettronico e fino alla possibilità di condividere o di collaborare nella nostra specialità appunto su questo percorso diagnostico, dividendo quello che può essere un primo livello da un secondo livello, che poi è anche suggerito. Certo, la spirometria è un esame specialistico e quindi è chiaro che come tale necessita di una particolare competenza. Io credo che siamo, per concludere anche qui rapidamente, per dare poi spazio alle domande, alle risposte, siamo in una fase iniziale. Abbiamo quindi fatto pochi passi, bisogna fare di più per ottimizzare questa integrazione. Benissimo, la ringrazio molto. Quindi siamo quasi in conclusione, torno dal professor Vaghi e vorrei chiedere anche a lei quali strumenti possono essere più utili ai medici e al sistema per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei pazienti e alle criticità che presenta questa patologia di cui stiamo parlando. Beh, diciamo dal punto di vista del sistema e strumenti, sicuramente il disporre di un fascicolo elettronico, come diceva Pier Achille prima, sicuramente estremamente importante. Un altro elemento importante sicuramente saranno le cosiddette case della comunità, nella misura in cui decolleranno come momento di incontro tra la specialistica e la medicina di base. Sicuramente importantissima saranno per le forme gravi la cosiddetta assistenza domiciliare, ma uno strumento sicuramente che si è imposto in epoca Covid è il discorso della telemedicina. Telemedicina sicuramente rivoluzionerà il futuro della medicina e dell'assistenza, ma non ora, perché ancora i sistemi sono complessi, non sono integrati con il fascicolo elettronico. Ricordiamo che la telemedicina poi è tutto e nulla, nel senso è telemonitoraggio, quindi ho la possibilità di telemonitorare quotidianamente, ora per ora, settimana per settimana, devo scegliere io la modalità, il teleconsulto, la teleassistenza, la teleriabilitazione. Non dimentichiamo che questi pazienti devono essere riabilitati, però a mio parere, a parere di tanti, così come l'esperienza canadese, non puoi riabilitare il paziente 15 giorni l'anno. La riabilitazione, nel momento in cui è uno stile di vita, deve essere effettuato tutti i giorni, e quindi la teleriabilitazione diventa uno strumento quotidiano. Ricordiamo che poi la teleassistenza è fondamentale, per esempio, in alcuni snodi particolari. Pensiamo alla dimissione ospedaliera di un paziente fragile e complesso. Sappiamo dal sistema del piano nazionale esiti che dal 10 al 15% della mortalità per BPCO è proprio si verifica nei 30 giorni dopo le dimissioni ospedaliere. Quindi fare un percorso di teleassistenza in quei 30 giorni diventa estremamente importante. Lì sarà una teleassistenza intensiva, dopo i 30 giorni potrò fare una teleassistenza meno intensiva con incontri magari settimanali di verifica. E quindi effettivamente gli scenari sono tanti e in questo senso, come diceva Pier Achille, anche promettenti. Siamo solo all'inizio.
Benissimo, Concordo. benissimo. Allora io vi ringrazio per questo primo giro di domande e passo a questo punto alle domande che abbiamo ricevuto da casa, diciamo da chi ci vede da remoto. La prima domanda che voglio fare a entrambi riguarda il grave problema dell'aderenza al trattamento. In effetti era emerso anche proprio dei sondaggi, che appunto è molto difficile da risolvere. Secondo voi che cosa può essere utile per migliorare da questo punto di vista? Professor Santus, partiamo da lei. Sono tanti i fattori, sono stati detti prima da Adriano Vaghi, quindi fondamentalmente direi che dare una maggiore diffusione alla conoscenza della patologia, dare una maggiore informazione relativamente all'utilità delle terapie inalatorie, che per carità di Dio sono così, ci rendiamo conto, non sono una pillola, però sono importanti e sono fondamentali. Ora la possibilità di avere due aspetti, che sono quelli di un inizio precoce con la terapia inalatoria e quindi l'influenza poi sulla progressione di malattia, e il secondo aspetto, accennato anche in precedenza, quello relativo alla mortalità. Oggi abbiamo dei dati che sottolineano come intervento con tre farmaci nella cura della BPCO, tre farmaci inalatori, dico, è in grado di andare a modificare il rate di mortalità, quindi a ridurre la mortalità, aumentare quindi la sopravvivenza di questi pazienti. Per cui c'è tutto un lavoro relativo all'informazione, alla coscienza di malattia, all'importanza delle terapie, con anche questi aspetti che agiscono su degli outcome fondamentali come quello della sopravvivenza, ecco. Benissimo, grazie. A questo punto, appunto, forse il professor Vaghi aveva già dato un po' risposta anche su questo tema in precedenza, quindi gli farei invece una domanda sull'esame spirometrico, di cui anche abbiamo parlato molto. Ci dicono che è già incluso tra i requisiti delle linee guida Gold ai fini della corretta diagnosi di BPCO e ci chiedono quindi se e come tali diagnosi venivano fatte prima della nota 99, visti i problemi organizzativi di cui abbiamo parlato. Forse dipende anche da chi deve fare questa spirometria. No, diciamo in questo senso le linee guida Gold sono sempre state precise, hanno sempre detto che, ma così come le linee guida Gold, le linee guida NICE, le linee guida BTS, le linee guida canadesi, tutte le linee guida, così come quelle dell'ipertensione e del diabete, non possono che dire che una diagnosi di diabete, di ipertensione e di BPCO va fatta con un esame strumentale, che in questo senso può essere considerato un gold standard surrogato, che è la spirometria, che dimostra un danno ostruttivo non completamente reversibile. Quindi effettivamente non si capisce perché non si è preso atto di questa mancanza organizzativa, quindi molto, ma proprio legato, se si vuole, alla sensibilità di patologia. C'è stata una sensibilità di patologia molto forte per quanto riguarda le patologie cardiovascolari, per quanto riguarda il diabete, ma anche perché, lo ricordava adesso per Achille e l'avevo ricordato io in precedenza, non disponevamo di farmaci che potevano modificare la storia naturale e la mortalità. Ora sappiamo che disponiamo anche di farmaci che possono modificare la mortalità della patologia e possibilmente la sua storia naturale, quindi a maggior ragione abbiamo l'obbligo di fare diagnosi precise e fare un follow-up corretto del paziente. Era tutto scritto, adesso ne abbiamo preso, se si vuole, più coscienza, perché, come le dicevo prima, il 40% delle diagnosi cliniche di BPCO non si rivelano poi BPCO all'esame spirometrico. Quindi di fatto Certo, non lo certo. so. Benissimo. Passiamo a un'altra domanda che ci chiede, alla luce di quanto detto finora, quanto secondo voi è importante il coinvolgimento dei pazienti e delle associazioni dei pazienti e come è possibile attuarlo? Professor Santus? Non la sentiamo.
Ecco, no, c'era un Ora po' sì, il perfetto. mio computer, no. Prego. No, e io credo che il coinvolgimento delle associazioni pazienti sia essenziale. Questo lo vediamo molto bene con l'ASMA, lo abbiamo visto con l'ASMA. Le associazioni pazienti sono estremamente attive, hanno un ruolo fondamentale. Io nelle diverse attività che ho fatto in questi anni con le istituzioni ho sempre avuto a che fare con le associazioni pazienti, in modo particolare con quelle per l'asma. Credo che l'associazione di diverso tipo siano importanti nell'interazione con le istituzioni. Le istituzioni, quando vedono la presenza delle associazioni pazienti, sono senz'altro delle sono più sensibili, sono più attente e ho visto che in chat, anzi stavo anche rispondendo alla dottoressa Frateiacci appunto dell'associazione Respiriamo Insieme, Federasma e quant'altro, in un evento in cui eravamo qualche giorno fa, era presente e anche lì la loro presenza appunto è un punto, è un aspetto forte che dà risvolto alle istituzioni e dà la possibilità di avere, ribadisco, risposte più forti. Perché? Perché non c'è il punto di vista tecnico o solo il punto di vista tecnico, ma c'è anche il punto di vista del, paziente e quindi la possibilità di far sentire la voce del malato. Benissimo, a questo punto ci sono anche un altro paio di domande che introducono altri attori del sistema, quindi mi fa piacere farvele, che riguardano proprio il ruolo che possono avere gli infermieri e gli altri professionisti della sanità in una migliore gestione di questa patologia. Professor Vaghi, lei prima ad esempio citava appunto anche le case della comunità e quindi questo nuovo assetto dell'assistenza territoriale che vede coinvolte parecchie figure, quindi le chiedo appunto il ruolo degli infermieri e delle altre figure professionali. Diciamo il ruolo delle figure di tutte le figure professionali è fondamentale. Si parla di fatti di equipe medica. Quando a casa non va il medico, va l'equipe medica e chi offre può offrire la miglior continuità assistenziale, può parlare anche in un certo modo, sicuramente più confidenziale, più diretto, a volte ne entra, ne coglie anche le confidenze, gli aspetti di fragilità, è soprattutto l'infermiere, in questo senso si ipotizza addirittura un infermiere di comunità o un infermiere proprio adibito, che proprio svolga gran parte della sua attività in queste case della comunità e comunque esistono già infermieri che sono figure specializzate per quanto riguarda il discorso delle cure domiciliari. Non dimentichiamo i fisioterapisti, allo stesso modo il fisioterapista dovrà andare a casa del paziente. Quindi non si parla di un'unica figura sanitaria, medicalizzata, ma tutte partecipano allo stesso modo e danno un contributo importante alla gestione corale del paziente. Questo senso è fondamentale. Perfetto, vi ringrazio molto anche per questa ultima risposta e io direi che appunto in realtà è arrivato il momento di chiudere e come al solito appunto gli aspetti da indagare sono sempre tanti, ci sono state anche delle domande chat molto, molto interessanti che riprenderemo sicuramente con altri contributi sulla nostra piattaforma. E quindi io a questo punto ringrazio innanzitutto i nostri ospiti per la loro partecipazione e per i numerosi spunti che ci hanno offerto e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito online, sono sempre molto, molto numerosi. Prima di chiudere vi do appuntamento a martedì 4 ottobre per una nuova live di PPHC. Il tema sarà il DM77 e cercheremo di delineare un ritratto della sanità territoriale del futuro, di cui abbiamo già anche parlato un po' oggi, che prevede appunto importanti riformi e nuovi assetti. Ne parleremo con due attori importanti del sistema, per Agenar
il dottor Francesco Enriquez, Project Manager del PONGOV Cronicità, e per Federsanità la dottoressa Tiziana Frittelli, anche nel suo ruolo di direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. Intanto ringrazio ancora tutti per la vostra partecipazione e alla prossima. Grazie, arrivederci. Arrivederci.